L'amministrazione, la vostra realtà da questo punto di vista è abbastanza puntuale e presente. Ricordo che si tratta di un provvedimento che ha passato lì nel Consiglio Comunale della precedente legislatura e che si tratta di una normazione di tutti gli scarichi fuori dalla città. Diciamo che i rifiuti non sono aperti diciamo dalla mezza. L'aspetto che sollevava il consigliere Frutti è superato, nel senso che è già risolto, perché evidentemente un cittadino, se non è servito dalla pubblica procura, non può pagare. Tant'è vero, c'è questa come viene segnalata la situazione da questo punto di vista viene proprio detto subito. Dall'altro, allora è vero, all'interno dell'amministrazione, d'accordo appunto con il gestore, si è provveduto all'aggiornamento della mappa delle zone servizi, e per cui oggi è possibile sapere esattamente dove sono, quali sono le zone, le aree del comune che sono servite o che saranno servite a questo. Quindi questo è questa breve precisazione per sottolineare il fatto che da questo punto di vista, oltre all'adempimento normativo di conseguenza del superamento della normativa generale e statale da parte del Consiglio Comunale, si prende atto di una impostazione corretta che ha come finalità evidentemente un contributo al disinquinamento, poiché questa normazione regola un'attività di scarico che è fuori della residenza, anche se si tratta ovviamente di modeste cali impianti, però nel complesso possono avere rilevanza, quindi dell'inquinamento delle falde e dell'ambiente in generale. Quindi la nostra dichiarazione non può che essere favorevole per le ragioni appunto del rendimento attivo che è indispensabile, e poi come una forza di della politica che sul territorio viene fatta dall'amministrazione, anche al di là del pensiero, ovviamente, perché questo è un settore che non è interessato dall'attività di bene, quanti sono votanti? 22. Viva la perfezione, quanti sono favorevoli? Vedo che la mano. Sarebbero per il futuro. Che contrario? 24. Unanimità. Che è contrario? Su questo tema
La commissione di cui faccio parte di recente nomina, poiché non è prevista nella precedente legislatura, ed ha come attenzione, mi ricordo, i giovani, i migranti e la partecipazione. In questo anno abbiamo insieme, maggioranza e opposizione, lavorato a partire da queste attenzioni, in un clima del tutto collaborativo. Tornando strettamente alla mozione, mi preme sottolineare che tutto ha avuto inizio precisamente un anno fa, dopo i fatti sconcertanti di Rosarno, nel gennaio scorso, e quando nel Consiglio Comunale proprio dell'11 gennaio facemmo in presa diretta un dibattito su una situazione scottante che si era verificata in una determinata parte d'Italia. E in quel caso proprio emerse la proposta di verificare quali fossero effettivamente le condizioni degli immigrati nel nostro territorio ugolese e più in generale nel Nicolese Valdivenza rispetto alla questione del lavoro. La Commissione ha accolto questa proposta e così abbiamo lavorato insieme a un percorso fatto di 4 più 1 audizioni, 5 audizioni totali, che hanno visto coinvolte tutte le realtà, gli enti, i vari soggetti che si occupano di immigrazione a vario titolo, al fine di informarci e conoscere la suddetta situazione. Le audizioni le trovate, i verbali, le avete trovate nei consigli scorsi sui vostri banchi, sono state raccolte e messe a disposizione di tutti e le vado brevemente a ricollocare. La prima aveva visto presenti la CISL e la UIL, la seconda la ASL di Empoli, la terza nell'ordine aveva visto tra i partecipanti la parrocchia di Monsano, l'associazione Donne e Volontà, la Caritas di San Martino a Contorne, il centro educativo Credidimus Caritati, l'ARCI, la Caritas di Avane e il CESBOT. La quarta aveva visto invece presenti l'Agenzia per lo Sviluppo, la Vincolese Valdezza, Servizi Lavoro e Politiche del Lavoro del Circondario, il Coeso e l'Istituto Fermi. Questi nell'ordine delle presenze alle quattro opzioni che avete trovato sui vostri campi. Quindi in realtà molto diverse tra di loro, che però ci hanno offerto uno spaccato del mondo del lavoro e delle conseguenti situazioni che gli immigrati si trovano spesso a vivere. Realtà che abbiamo capito che spesso non sono in collegamento tra di loro e non sono a conoscenza di ciò che ciascuna di loro fa concretamente. Emerge da questo una mancata collaborazione a 360 gradi sul territorio. Come altro passaggio, interessante poi è quello di analizzare chi rispetto agli invitati e alle audizioni si è presentato, e sono quelli che vi ho elencato, ma anche chi non si è presentato, come ad esempio tutte le categorie. Nessuna delle categorie si è presentata in situazioni che sul nostro territorio invece vedono gli immigrati presenti. Penso al mondo dell'agricoltura, dove sappiamo essere impegnati gli stranieri, soprattutto nei lavori stagionali, ad esempio. Ma non solo le categorie, anche l'ispettorato del lavoro. E se vogliamo è anche il mondo dell'associazionismo, così che potremmo definire l'ARCO. Affrontare questioni comunque legate all'immigrazione rappresenta da una parte una sfida per lo sviluppo della nostra città, per il bene della città, ma tutti non sono molto probabilmente disponibili a mettersi in gioco su un ambito così delicato. Questi sono solo alcuni dei nodi in merito alla questione. Il fenomeno dell'immigrazione nel nostro territorio non è da sottovalutare, no, non ce lo dimostrano solo i numeri, ma soprattutto il fatto che gli immigrati sono effettivamente una forza lavoro, contribuiscono al nostro PIL
e alla luce di tutto ciò rappresentano una spinta propulsiva allo sviluppo della città. E in questo ricordiamoci che l'integrazione è solo il primo passo che siamo chiamati a compiere in qualità di cittadini. Una sfida è a far sì che le tante realtà allora presenti non si rivolgano allo straniero come qualcuno da assistere, curare, integrare, ma persone da accogliere, con cui collaborare per una convivenza civile. Un altro modo che vorrei far presente è legato al fatto che la questione stessa del lavoro non è da sottovalutare in relazione a fenomeni di caporalato che sono stati evidenziati durante le audizioni. Lavoro irregolare, mancato rispetto della tutela sui posti di lavoro. Al Sant'Andrea d'Oro quest'anno si diceva che si fa bene solo se insieme. Questo è l'augurio, allora, l'impegno che faccio in questa seduta al fine di rendere la vita di ciascuno di noi, che ciascuno di noi in qualche modo è in parte straniero, a migliorare la nostra convivenza civile sul territorio. E la mozione, anche se non è condivisa da tutte le varie componenti politiche, ma sicuramente è un piccolo pezzo, e adesso lasciamo che il dibattito faccia il resto. Nel caso in cui la mozione venisse accolta, sarà mio compito, a nome della Commissione, verificare che le varie voci trovino attuazioni in modo tempestivo, in un clima completo di collaborazione con la Giunta e il Sindaco. Grazie. Grazie. Sì, molto rapidamente, intanto faccio anche un ringraziamento al Presidente e ai commissari per il lavoro fatto, perché effettivamente aver messo insieme, poi aver cercato di mettere insieme queste teorie e tutto il mondo, almeno una parte insomma di tutto ciò che ruota intorno anche alla questione dell'immigrazione, insomma, sul nostro territorio, insomma, non è stata una cosa sicuramente facile. Sembra che poi il lavoro della Commissione, benché insomma, poi ciò che è venuto fuori possa essere più o meno condiviso, condiviso soltanto in parte, comunque mi sembra un lavoro che è andato avanti in modo serio e siamo su come amministrazione siamo contenti di questa mozione che è uscita e oltre al dibattito che c'è stato precedentemente, e proprio perché pensiamo che la questione legata ai diritti degli immigrati sia tuttora una questione più che urgente e sicuramente importante, proprio nel riordino anche dell'URP, quindi di quell'ufficio che poi è quello che si relaziona in modo diretto a tutti i cittadini, quindi anche ai cittadini stranieri, stiamo cercando proprio di facilitare, di andare più incontro possibile anche alle esigenze di chi forse naturalmente ha un po' di difficoltà, perché viene da un altro paese, parla una lingua diversa e spesso si trova anche in una condizione più o meno insomma di sfruttamento, proprio perché parte da condizioni sicuramente svantaggiate di partenza. Per questo insomma stiamo cercando in quel riordino che poi citava anche Lucini nell'interrogazione poc'anzi di riordinarlo anche con un occhio di riguardo per quelli che possono essere i servizi che ci auguriamo più facile di fare accesso possibile anche per utenze straniere.
appunto nel